Non sono stato ucciso perché per loro era molto più facile farmi cacciare invece che affrontare un omicidio e quindi rischiare l'ergastolo. Minacciato, isolato e poi messo a tacere dal boss. È la storia di Vincenzo Palmesano, giornalista del Corriere di Caserta, che nel 2003 inizia a scomparire dalle pagine del quotidiano per cui lavorava. Scrivevo dei rapporti tra politica e camorra, tra imprenditori e camorra. Io mi occupavo del potere vero, del dominio che c'era e c'è su quel territorio, in un paese, Vignadaro Maggiore, che è la Svizzera dei clan. È solo grazie a un'inchiesta della DDA di Napoli del 2009, l'operazione Caleno, che si scopre che Enzo Palmesano aveva su di sé l'attenzione dei clan. Parliamo della cosca Lubrano-Nuvoletta, quella che ha assassinato il giornalista abusivo, precario del Mattino, Giancarlo Siani. E nelle intercettazioni a casa del boss si ragiona di questo, ma gli dobbiamo far fare la fine di Siani, oppure si può trovare un'altra soluzione. E la soluzione la trovano. Dopo aver fatto licenziare il figlio maggiore di Palmesano, il boss Vincenzo Lubrano ordina tramite un emissario che venga zittito e così accade. Due le sentenze che lo hanno stabilito. Nonostante ciò, la cappa di isolamento che lo circonda non si scalfisce. Solo l'interessamento di Roberto Saviano riesce a far sì che la vicenda oltrepassi i confini della cronaca locale. Quando in un determinato territorio scatta una manovra contro una persona, quella persona può anche morire. Ma attenzione, non morire perché ti sparano in faccia e muori eroicamente. No, tu vorrebbero farti morire a poco di solitudine. Cioè, questi mi hanno fatto il vuoto intorno. Ma attenzione, non il vuoto intorno solamente Enzo Palmesano e poi la mia famiglia. No, il vuoto intorno macerie complete, perché se c'è a Pignataro Maggiore un ragazzo che vuole fare del giornalismo così come lo faccio io, immediatamente vedi che non scrivono. Enzo Palmesano ora non ha un quotidiano su cui scrivere, ma non ha nessuna intenzione di stare in silenzio. Ma quando mi chiedono come vivo questa situazione, io rispondo che la vivo nella più assoluta serenità. Io penso di essere un giornalista di successo, perché il massimo del successo nella nostra zona è quando non vogliono farti scrivere da nessuna parte e devi scrivere le cose su un volantino, devi scriverle sui muri. Allora ho detto, bene, c'è qualcuno che teme le mie inchieste giornalistiche. Sono diventato un giornalista di successo. Naturalmente un abbraccio da tutti noi a Palmesano, grazie a Carlotta Ricci per aver raccolto la sua testimonianza. Vedi, Francesca, ricorrono sempre alcuni elementi, no? L'isolamento, il L'isolamento, fatto di tenere una storia far perdere di e di credibilità, tenerla sotto, di di tenerla tenerla bassa, di non farla sotto. uscire. Che significa oggi scrivere ancora, no? Di legalità, di criminalità? Ma sai, guarda, è un lavoro che mi sono scelta, è un settore che mi sono scelta e quando ho avuto dei problemi, mettiamola così, con alcuni ambienti, tipo Casa Monica, eccetera, quando ti fanno arrivare i messaggi di redazione, prima o poi ti ammazziamo, con tutta una serie, ti bruciamo casa, eccetera. Perché anche tu hai avuto delle Però, minacce. capito, ho avuto la fortuna di lavorare in televisione, di lavorare con un direttore che in televisione ha detto è successo questo e questo. La vera forza, i veri eroi sono loro, quelli che diciamo hanno meno visibilità e meno protezione, perché quella mediatica è la scorta più grande e più importante che puoi avere. I giornalisti locali che fanno questo lavoro, non protetti magari neanche dal loro direttore. E loro sono eroi perché non c'è una rete sociale a proteggerli, anzi ad isolarli.